Amnesty International e i gruppi di Palermo hanno pensato di dover essere presenti in un momento così difficile e delicato che l'Italia sta affrontando per manifestare la nostra solidarietà non solo nei confronti dei tanti migranti che giungono costantemente alle nostre porte, ma anche in supporto delle tantissime organizzazioni non governative e associazioni che lottano in loro favore e che per questo vengono criminalizzate. Noi siamo qui perché vogliamo dare un esempio alla nostra comunità e all'Italia intera. Palermo è una città dell'accoglienza da sempre. Palermo, ed è bello dirlo, è tutto porto e noi in questo teniamo a mantenere l'apertura non solo dei nostri porti ma anche dei nostri cuori e della nostra solidarietà. Proviamo a manifestare oggi in questo modo la nostra presenza e la nostra vicinanza a tutti. Oggi è la giornata internazionale del rifugiato e dei suoi diritti, però visto il clima che riguarda anche i migranti in generale, cogliamo l'occasione per ricordare alla nostra cittadinanza l'importanza della tutela dei diritti umani. Purtroppo questi vengono disattesi, soprattutto per quanto riguarda i migranti, in questo momento in ogni parte del mondo, se pensiamo ai bambini messicani chiusi in gabbia, e fino in Italia, viste le ultime dichiarazioni e visto le ultime azioni del governo italiano, che deve assolutamente garantire, insieme ovviamente a tutti gli stati europei, la tutela dei migranti, la loro salvaguardia e il loro diritto ad avere una vita che sia piena, soddisfacente e realizzata. C'è poca chiarezza a volte. Sì, salvo che c'è un semplicissimo messaggio. Le persone vengono prima delle frontiere. Bisogna rispettare questo, sarà un flash mob che ha un'unica frase su cui focalizzarsi. E l'unico messaggio è quello che ci interessa. Il rispetto ai diritti umani, il rispetto delle persone, il rispetto della dignità delle persone perché le persone possano essere considerate tali fino in fondo.